Nello Guerrini, di Pian Castagnaio, sei a Firenze, grande appassionato d'arte, artista. Docente, insomma, il tuo mondo è sempre stato fin da giovane nell'arte. A Pian Castagnaio hai realizzato quattro pali e quest'anno il Cupello, un premio che ha una sua importanza perché è un riconoscimento, ma è anche una riconoscenza per chi indossa costumi, quindi è un momento molto particolare. L'eleganza però era anche legata a delle figure diciamo classiche, per le linee, come per esempio un cavallo che ha la forza, la bellezza, e rappresenta una bellezza anche interiore, cioè uno vede il cavallo però ha anche la bellezza propria. Più intorno ci si mette la natura, come le foglie, in questo caso che richiama la zona della Miata, in questo caso il paese di Pian Castagnaio, che rappresenta la natura, il ricordo anche del nome antico di Planum Castagnarum, no? In latino. E in più ci si mette qualcosa di nuovo che non succede quasi mai, di entrare nell'opera d'arte, non dei grandi livelli, però chi può specchiarsi ma in un'opera d'arte è difficile, inserendo un elemento come lo specchio, che è legato però alla figura vicino al cavallo, che tutti possono immaginare un sole oppure una luna. Nel caso, mentre la persona va vicino all'opera, vede se stesso e vede la propria bellezza, come se lui interiormente è all'interno dell'opera. È una prima volta che uno può partecipare all'opera stessa. Ecco, quindi hai raccontato un po' gli elementi che compongono questo cupello, però è come un racconto quasi della persona interiore, che però può valere anche per dare indicazioni agli altri, per guardare un po' se stessi. E la festa deve essere una festa di bellezza, non tanto quella esteriore, ma di una comunità che si ritrova e partecipa a essere più, diciamo, in un mondo un pochino troppo violento, troppo impegnativo, troppo di corsa, a riflettere un po' su se stesso e della natura che abbiamo intorno. E il nome stesso di Pian Castagnaio dovrebbe far riflettere, certo, perché richiama anche ai piani dei castagni, che l'uomo infatti dovrebbe vivere con la natura. Quindi lo specchio, che è detto come che è uno degli elementi caratterizzanti della sua opera, in realtà lancia un messaggio. Come se uno vede all'interno, può vedere sia il futuro che quello dietro, il passato, e più se stesso. Bene, allora complimenti ancora. Un buon saluto a tutti.